Grande entusiasmo e coinvolgimento di pubblico per i 2500 spettatori che all'Arena della Civitella hanno assistito allo spettacolo dell'illusionista Ottavio Belli. Colpi di scena, come la neve che cade ad agosto, la macchina Scorpion nella quale scompare l'illusionista e il sindaco che si presta durante lo show a salire sul palco insieme alla moglie come assistenti protagonisti per un gioco rischioso e ad alta tensione. E dulcis in fundo la proposta di matrimonio dell'illusionista di origini chietine alla fidanzata Claudia. Claudia, mi vuoi sposare? Si è conclusa così, con una grande affluenza di pubblico, la seconda giornata di appuntamenti dedicati alla magia con il Teate Magic Summer, che è arrivato quest'anno alla sua quinta edizione. E nell'ambito degli appuntamenti estivi proposti dall'amministrazione si è conclusa la rassegna Chieti sotto le stelle con il concerto di Alexia. Immagine rinnovata e musica più soft rispetto a quella techno degli esordi per la cantante spezzina emozionata davanti al pubblico di Chieti. Come è cambiata la percezione della musica e la sua musica in questi anni? Ma la percezione della musica è cambiata, nel senso che ho cercato di guardare dentro di me e sentire quali erano i desideri, no? come artista. Sicuramente la mia storia rimane, è radicata, però c'è anche la necessità di esprimersi in modo diverso, quindi fare una musica che racconti di più gli stati d'animo, che tocchi anche un pochino delle corde che in passato erano date un po' per scontato. E quindi quello che farò questa sera sarà proprio raccontare un po' la mia storia in una versione inedita, perché sono accompagnata da due musicisti, chitarra e pianoforte, quindi abbastanza spogliata di tutti invece gli arrangiamenti che le canzoni in passato avevano, e questo mi dà la possibilità di rivisitarle in modo diverso. Potremmo dire un'Alexia più romantica per questa visita a Chieti? Ma più riflessiva, più matura.